rischia la pelle come mestiere, perché il signor Farro, cosa percepisce il signor Farro per disinnescare una bomba? Ma non ho detto 2000 lire? Io percepisco lo stipendio come un altro mio collega che è in ufficio. Più c'è l'indennità di disinnesco che sono 2000 lire meno le tasse per ogni spoletta. Perché le bombe hanno due spolette la maggior parte, di posteriore e di ogiva e di coda. Ma il premio è per una sola. Quindi... Però bisogna che sia sempre superiore una bomba alle 100 libbre, perché inferiore alle 100 libbre anche della disinnesco non percepiscono neanche una lira. Niente. Quindi morire per una bomba un po' più leggera è un'eventualità che lo Stato... Ma lì non si fa per i soldi o perché? Perché anche lì c'è la grande passione. Ecco, perché lei ha scelto questo lavoro? Perché da militare ho incominciato un po' per punizione, un po'... Perché chi comincia a lavorare con gli esplosivi, con le mine, è peggio della droga, non si distacca più. O finisce terrorista o finisce per disinnescare le bombe. Non lo so, terrorista. Senta, quello già mai, per carità. No, dico, cominciando da bambini a fare questi giochetti, posso, le strade sono infinite. Facciamo partire il filmato che dimostra com'è rischioso il suo mestiere. Arriva fino a qui, eh. Una 500 libbre americana, USA, con la spoletta di ogiva. Adesso vediamo se c'è anche quella posteriore. Qui c'è il gancio per l'aggancio. Anche la spoletta di coda. Adesso mi vuole l'escavatore per agganciarla e portarla su per il disinnesco. Ecco che lo invio di là. Basta un po'. Aspetti, aspetti. Tiro un po' su poco, eh. Poco su, poco su, poco su. Tenga tirato, aspetta che vengo su, aspetti, eh. Aspetti che vengo su. Ecco. Tiri su piano e poi me la appoggi lì. Piano, 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 ecco. Piano. In qua, in qua, in qua, in qua, in qua. In qua, eh? In qua. Me la porti lì.
Basta, basta, basta. Ecco. Bassi. Ecco, lei può portare, l'appoggi di là. Lo giri, adesso tolgo la spoletta di quota. Adesso tolgo il detonatore. Nuovo. Sembra appena uscito dalla fabbrica, guardi. Adesso levo la spoletta d'ogiva. Lenta, si svita con le mani, questo qui. Questa è la spoletta d'ogiva. Comunque è una bomba dei 500 libri americane. Ecco, fatto. Pericolo non c'è più. Che precauzioni bisogna prendere per fare questo lavoretto? Ma è una cosa che viene da sé nessuna, sa. Il momento più brutto è quando si sta scavando con l'escavatore, che si ha sempre paura, perché anche se già abbiamo degli apparecchi che capisco quando sono a 4 metri, quando sono a 20 centimetri, però è la tensione che non si sente mai tranquilli, allora la cosa... Il migliore è quando, non so, la tocchi, che sicuro con un'asta di ferro, che sento realmente dov'è e vedo la bomba come messa. Allora va, sì, uno si sente più sollevato, va via tutta la paura, perché anche se non c'è paura c'è sempre un po' tesi. E vedere lì, l'importante è che ci sia sempre la spoletta di ogiva, perché quando manca quella può esserci quella a tempo, che se non sono scoppiate quelle non si possono svitare. E ah, quella è solo quella della spoletta di coda. Ha mai visto qualcuno saltare per aria durante questa esercizio? Tanti, tanti. Non uno, tanti, sa. Erano gli ultimi due amici sono stati 4 anni fa. Lì a Pia Solfiume, Savana, Loiano. Ma chi è, come si è preparato a questo lavoro? Chi gli ha insegnato? Da militare abbiamo fatto delle scuole, perché prima si faceva in Sardegna i campi minati, poi abbiamo dovuto sminare. E poi dopo ho cominciato da Napoli, dal Volturno, venendo su col fronte alleato fino al luogo di Romagna, ma man mano che si veniva su, perché i tedeschi avevano fatto dei altri tipi di mine e i morti praticamente a volte ci insegnavano a lavorare, perché tanto non si conoscevano mica, perché sulle mine magnetiche l'apparecchio non li sentono. E ce ne sono ancora tante in giro? Molte, specialmente nelle Emilia, io opero Emilia, Romagna e Marche, e lì dove hanno combattuto c'è tutta la Valle del Senio, che è ancora piena. Io tra luglio, agosto e settembre ho levato oltre 20 bombe d'aereo, tutte dai 500 libri, sia inglesi che americani, su circa 2 quintali e mezzo. Che potrebbero ancora... No, guardi, quando si... perché anche se sono 3, 4, 5 metri sottoterra, hanno delle guarnizioni che non passano umidità, le spolette sono 9 di zecca. Fra tutti quelli che ci hanno rimesso la vita, chi le era più caro? Ma cosa vuole, quando uno muore, se tutti si... tutti sa, tutti uguali. Se tutti amici, perché anche se non si conosce, a volte è successo a altri che si sta male, perché sappiamo il pericolo che andiamo incontro, e si diventa tutti come fratelli, anche se uno è morto a Milano, l'altro è morto a Palermo, in Sicilia. Conosce qualche mestiere più pericoloso del suo? Ma io conosco soltanto i miei, guardi. È più pericoloso con gli esplosivi, bisogna stare sempre cauti, perché lì non si sbaglia 2 volte. Il mio lavoro sbaglia 1 volta solo. Il signor Ruggini è andato bene, ha fatto il salto, è andato bene qui. E invece se sbaglio io, è finita. Un salto solo. No.